Via. Ciao Giorgio, ti dico buonasera, vi saluto. Allora, riprendiamo il discorso di prima che abbiamo interrotto dopo il video del decimo massimo che abbiamo fatto. Causa sicuramente maltempo. Sì, beh, tu sai che io mi trovo in una terra d'esilio, che è la terra di Carlo Levi. Mi hanno messo qui al suo posto, non ne posso più, voglio andare via di qui, dico guardate questo regime infame. Sai chi mi sembri? No, Ovidio Ovintila Oria. Ovintila Oria. E Ovidio fu mandato in esilio, Ovidio. Sì. Ma Ovidio, ma... E Ovintila Oria fu un noto intellettuale rumeno, esatto, anticomunista, sì, che ebbe un importantissimo premio, mi pare che fosse il premio Goncourt, che fece appunto un libro molto bello tradotto in Italia per l'edizione del Borghese, e questo Ovintila Oria, che ebbe questo premio Goncourt per questa sua opera molto importante, che si richiamava proprio a Ovidio, che era stato mandato in esilio in Tracia, cioè nella terra dei rumeni, e lui che era rumeno, prese questo premio, ma poi la sinistra francese, e soprattutto i comunisti legati agli ambienti intellettuali francesi, piantarono una grana per cui il premio non gli fu dato. Siamo in democrazia. Ne approfittiamo per parlarne, perché adesso se ne parla. Ecco, attenzione, voglio annunciare che i parroci da 4 sono diventati 5. Bene, potremmo fare una grande partita a scopone. No, dai. La tradizionale del parroco gioca a scoppone bestemmiando alla grande col sigaro in bocca. I parroci, veramente? Davvero pensiamo così? Sono diventati 5, bene. No, niente, bene. Allora dicevo prima, 5, come le dita di una mano. Come le dita di una mano. Esatto, nel video l'altro giorno che vi ha fatto di Wojtyla, dobbiamo dire che il nostro ascoltatore ci ha detto che Wojtyla è stato... Adesso è tutto da verificare. No, cioè, praticamente senza voler offendere nessuno, quella persona che ti ha detto a te essere il buon Wojtyla andato due volte in Germania, sarebbe bene che specificasse luogo, giorno, ora e minuto, e luogo dove è andato. No, io mi ricordo che è andato a Colonia gli anni 80, c'è andato, no, è andato a Colonia. Io questo lo posso dire, infatti qui ho visto anch'io. Ma che? Colonia, ho capito, a fa che? Fa pellegrinaggio, a un torneo di briscola. Comunque c'è andato, vabbè. In ogni modo ci sono dei lati oscuri su questo Papa, ma quell'informazione. Sì, beh, è un'informazione dovuta. Comunque, a parte quello, insomma. Su Wojtyla, il libro di Pinotti parla chiaro, insomma, la faccenda dell'arcivescovo Romero che è stato assassinato, che andò a Roma e fu invitato a stare zitto, penso, un cardinale che finalmente scende in campo. Ma per sai, il anche lì, quelle questioni lì è importante sottolineare che esistono delle sostanziali ambivalenze. Sì. Come capita sempre nella storia, e soprattutto nella storia legata a servizi segreti, roba di questo genere, rivoluzioni, colpi di Stato e quant'altro, qualsiasi informazione è ambivalente, nel quel senso che, siccome Pinotti dice così, potrebbe anche essere stato di questa maniera, che da parte Vaticana fosse arrivata una informativa al Vescovo Romero dicendogli vieni sta zitto se no ti fanno fuori, quindi potrebbe essere anche il contrario, non una imposizione contro un atteggiamento rivoluzionario in questo caso, in difesa dei popoli più deboli, scusami Giorgio,
scusami, certo, però sentire, sono qua per questo. Quello che ho letto, sì, io, il Papa, la suora che ha fatto questa affermazione, dice che l'arcivescovo Romero fu deluso dal tecnico del Vaticano, che lo lasciò proprio solo, attenzione, Cioè, sì, è comprensibile. Allora, voglio dire, l'ambiguità delle posizioni di queste persone, che hanno una scuola millenaria o bimillenaria dietro le spalle, per giocare agli equivoci, soprattutto nei confronti del popolo, dei popoli, è appunto quella. È chiaro che lui si è sentito lasciato solo, ma da parte di qualcuno che gli ha detto: guarda, non possiamo, sai, possiamo, abbiamo le mani legate. Cioè, no, ma ci credo, cioè, ci credo. Se c'è qualcosa, se c'è qualcosa di anticristiano, nel senso del loro cristianesimo, il cristianesimo che propagandano loro come cosa eccezionale, bellissima, perfetta, ed è proprio questo, il comportamento di questi preti. Ma non è la prima volta, chi si batte per la giustizia, per la difesa del più debole, viene sempre lasciato solo, che sia preto o no. È così, caro Giorgio, la storia ce lo vedi anche nella quotidianità. Colgo l'occasione per far vedere questo. Questa è la pubblicità di un libro. Aspetta, fai vedere ancora, scusami. Sì. Il business della fede. Ah, il business della fede, sì. Allora, ne consigliamo la lettura ai nostri amici. Perché? Perché la dottrina è una cosa. L'ambiente culturale in cui è nato il cristianesimo, l'abbiamo detto 100 volte, lo ripetiamo adesso, è l'ambiente neoplatonico. Intendendo per neoplatonismo quella sintesi sincretica fra cultura platonica, socratismo, e poi neoplatonismo inteso nei termini di specifiche filosofie, come quella di Porfirio e di quella di Plotino. Sono due cose diverse, perché è molto, molto complesso il neoplatonismo di Plotino. Però, quando io parlo di neoplatonismo, parlo di sintesi, di una cultura che pervadeva l'Europa, oppure la zona imperiale, no? E che comprendeva tutta la cultura egiziaca, no? Sì. Poi, la cultura egiziaca come intermediaria fra la cultura dell'Indo, cioè del fiume Indo, non dell'India in senso lato. Quindi l'Egitto, la cultura babilonese, no? E Alessandria, che aveva lo scopo e la funzione di sintetizzare, no, in quella enorme, grandissima sede culturale, che aveva la funzione, tant'è vero che ad esempio quella Alessandria è quella che ha prodotto, per dire, Ipazia. Ipazia era, sì, una neoplatonica, non a caso è stata ammazzata, assassinata, torturata dai cristiani. Non a caso, no? Allora, tutta questa cosa qui. Allora, questa qui è la religione cristiana. Poi quello che è il cristianesimo è stato ampiamente propagandato con tecniche di carattere pubblicitario, delle quali noi oggi non riusciamo più a liberarci. Ecco perché sono importanti libri di questo stampo. Tra l'altro, in questo libro c'è un intervento di un certo Bruno Ballardini. Questo Bruno Ballardini è l'autore di un libro importantissimo intitolato Gesù lava più bianco, per far vedere come in maniera incredibilmente sciatta questi preti propagandano il cristianesimo con criteri che veramente andrebbero, ma parlo non adesso, anche nel passato, maestri di pubblicità da 4 soldi, che andrebbero meglio indirizzati nella pubblicità di un detersivo, appunto, di un sapone o di qualcosa
per attutire il rumore delle scorregge, ma è la stessa cosa praticamente. Io vorrei leggere il commento a questo libro, lo consiglio di nuovo. Le edizioni si chiamano Edizioni Odoia, non so chi siano, ed è stato pubblicato nel 2008. Per quale motivo la passione di Cristo di Mel Gibson in latino e aramaico con i sottotitoli è stato un incredibile successo al botteghino? Appunto. Il business della fede racconta le più significative e incredibili realtà statunitensi, dal corso alfa al fenomeno delle megachiese, dalla popolarità di televangelisti quale Joel Osteen, questi sono televangelisti ampiamente finanziati da Israele, e dalla famosa conduttrice Copra Winfrey all'ascesa della Cabala. Poi adesso andiamo a questa operazione di innesto in questo strano cristianesimo che è il cristianesimo sionistico degli americani, dove piano piano hanno inserito la Cabala con la stessa operazione che ho fatto 2000 anni fa, quando mentre si creava il cristianesimo hanno inserito degli elementi di carattere ebraico che nulla avevano a che fare non solo con i Vangeli, anzi, i Vangeli, lo ripeto per l'ennesima volta, sono l'espressione di uno scontro culturale fra il neoplatonismo e la vecchia religione ebraica, che a fronte di questo tentativo di penetrazione anche in Palestina reagisce uccidendo Gesù Cristo, o facendo uccidere Gesù Cristo, sì, da parte di un impero ovviamente refrattario, perché superiore a queste tematiche. È chiaro, no? Chiarissimo. Che l'impero romano ha perseguitato i cristiani quando i cristiani rompevano i coglioni. Se non rompevano i coglioni, li lasciavano stare, che ne fregava il cazzo di sta gente, no? Beh, i romani, tu sai benissimo che rispettavano le culture e diciamo le tradizioni dei popoli conquistati, anche la religione, ma non dovevi rompergli i maroni, perché se lo facevi erano chiazze amari. Sì. Aspetta un minuto, ma nemmeno conquistati, che gestivano? L'impero romano, sì, era un'entità all'epoca, sì, nel primo secolo, chiamiamolo il primo secolo dopo Cristo, come vogliono questi signori, sì, che era una cosa già consolidata in se stessa, quella che non è, ad esempio, perché gli americani credono oggi che il mondo cosiddetto occidentalizzato corrisponda all'impero romano, ma del primo secolo, idea, cosiddetto dopo Cristo. Ma nemmeno per idea, idea, perché non si rifila nessuno a sti americani. No, meno carità, alcuni, alcuni propaggini di asserviti europei e soprattutto europei occidentali e occidentalisti, gli altri non se le filano per niente, non solo, ma con atti di rivolta sono presenti dappertutto, e abbiamo anche un bipolarismo sempre più accentuato, perché la Russia oggi non è certo un paese che accetterà di sottomettersi agli americani, anzi, aggiungiamo questo, che di questi giorni, oggi o ieri, è stato Putin a dichiarare che avrebbe graziato uno di questi mascalzoni. Sì, l'ha fatto già. Nel momento di massimo decadenza delle cose, si erano impossessati per conto di Israele, perché sono di quella razza lì, si erano impossessati delle ricchezze della Russia. Ti immagini se i russi si lasciano fregare, no? No, si lasciano fregare come gli italiani. Ricordiamo che gli italiani permettono oggi che vengano, come l'avevamo detto in una precedente, sì, nostra intervista, questo è Panorama, leggi il titolo, è Panorama, Vendite di Stato, un altro film horror. Appunto. Perché quello dice film horror, ma noi abbiamo detto e continuiamo a dire, trattarsi di un progetto. Esatto. Loro vogliono fare queste cose, le vogliono fare perché vogliono questo. Non è che loro hanno trovato l'escamotage
No, perché qui in questo articolo l'autore, che si chiama Fabrizio Pozzani, dice: tutte queste privatizzazioni sono inutili perché l'apporto economico delle privatizzazioni serve a ben poco. In realtà, lo ripetiamo, loro non gliene fa, a loro, soprattutto ai Letta e ai compari, non ne frega niente di recuperare certi soldi. Loro privatizzano perché obbediscono agli ordini dei loro padroni, i quali hanno detto, hanno stabilito e continuano a ripetere che vogliono le nostre proprietà, vogliono la nostra capacità produttiva. Esatto. Non ha niente a che vedere, tutto quello, non ha niente a che vedere con recupero di soldi, non c'è nessun recupero di soldi. Anzi, diciamo di più, ogni volta che qualcuno, anche nella privata persona, tenta di recuperare dei debiti, a parte il fatto che buona parte dei debiti, soprattutto se sono debiti con le banche, sono fasulli, sono falsi, sono assolutamente illegali, ma perché basati sull'usura. Ma a parte questo, ogni volta che una persona vende un bene per poter pagare un debito, in realtà perde il doppio, perché perde il bene, perde la capacità di ottenere ricchezza, perde possibilità di lavorare, è in vero. Più il debito non si estingue, non si estingue. Esatto, perde il doppio, chiaro, no? Proprio, guarda, hai detto una verità sacrosanta, è così Giorgio, è così, è così. Esattamente, è nel privato come nel pubblico. Esatto, la stessa cosa. Va bene. E poi nel pubblico è ancora peggio perché danneggi altre persone, capito? Esatto, oltretutto, oltretutto. Allora, detto questo, poi io coglievo l'occasione per fare un'altra cosetta che tu mi avevi chiesto, sì, io riferendomi sì, sempre a questo importantissimo libro. Sangue romagnolo. Insomma, questo che parla appunto che tratta appunto di Mussolini, di rivoluzione romagnola, di Bombacci, sì, eccetera. Di alcuni amici di Mussolini. Sì. Soprattutto Arpinati e Torquato Nanni, Nanni, i quali Torquato Nanni è un bel personaggio, ma anche quell'altro, anche quegli, ecco qui Torquato Nanni, personaggi eccezionali, socialisti, ottocenteschi, i quali è eccezionale, si trovarono probabilmente per un atteggiamento tipicamente italiano ad aiutare sì, qui non c'è sta più niente, aiutare, non vedo più nulla, non ti io ti vedo, io ti vedo benissimo, ti vedo più. Io ti vedo benissimo, parla, io ti vedo benissimo, lo so, ma io non ti vedo, non preoccuparti, sei sparito alla mia vista, io invece ti vedo benissimo, va avanti con il discorso per favore, parla, va bene, che ti vedo, va bene tanto allora, sono io che registro, non preoccuparti, questo però. Con questo io vorrei chiuderla, perché allora Torquato Nanni, se sì, tu riesci a vedere qui, io vedo benissimo, io vedo tutto bene Giorgio. Torquato Nanni assieme a Arpinati, che fu sì, uno dei primi del movimento fascista dell'Emilia Romagna, esatto, aiutarono tre generali inglesi che erano stati fatti scappare dal loro campo di concentramento dal governo Badoglio, esatto, in ottemperanza alle trattative portate avanti con inglesi da parte di Badoglio, eccetera. Esatto. Ora questo a me mi serve per dire che questi signori, cioè gli inglesi, furono ampiamente aiutati e in cambio di niente, perché chissà per quale ragione questi li volevano aiutare. Beh, allora, la cosa interessante che fa parte di uno squarcio della mia vita è che questi tre generali, e adesso ti dico i nomi, sì, fecero una fuga rocambolesca e a un certo punto si trovarono a essere ospitati in un grand hotel di Milano Marittima, che si chiamava e continua a chiamarsi oggi Grand Hotel Mare e Pineta. I generali erano Neim, O'Connor e Boyd. Questi generali, mi senti? Sì. Vivevano in una camera dell'hotel, sì, dove c'era anche la sede
del comando tedesco della zona. Che bello! E il comandante tedesco non si sa mai se avesse chiuso un occhio o non se ne rendesse conto. Comunque il comandante tedesco, persona appassionata di bridge, e abitualmente giocava la sera a bridge con mio padre. Hai capito? Che anche lui appassionato di bridge, quindi in quello scorcio del 43-44 erano tutti lì, eravamo tutti lì a Milano Marittima. No, guarda un po'. In questa cosa. E mentre mi raccontava mio padre, e io stavo lì, insomma, a me me lasciavano a casa, a me e mia sorella con una donna di servizio, e sia mio padre che mia madre andavano a giocare a carte all'Hotel Mare Pineta, e loro mi dicevano che poi al ritorno erano accompagnati da un impeccabile attendente di quel generale o di quel colonnello tedesco che li accompagnava a casa. Ecco, questo per dire la storia qual è, la storia vera qual è come uno risalendo alla propria memoria, anche una memoria da giovane, da bambino, eccetera, e poi ovviamente trova tutte queste interconnessioni. Ok? Sì, interessante questa cosa qui. Io con questo direi di chiuderla, sì, chiudiamo anche questa volta. Sì. E poi avremo una marea di cose da parlare, anche perché la grande studiosa di antropologia, Ida Magli, donna che riscuote tutta la nostra stima e considerazione, donna eccezionale, nel suo ultimo libro ha anche parlato di quella grande divinità di cui noi siamo devoti, che è il dio Priapo. Sì, esatto, nel vedere gli italiani. Ricordaci il titolo dell'ultimo libro di Ida Magli, per chi non lo sapesse ancora. Sì. È che per chi non lo sapesse, sperando che tu lo possa vedere, sì, io lo vedo, il libro benissimo. Di Damaglio è questo, Difendere l'Italia. Ecco, e l'editore? Costa anche pochissimo, sì, l'editore è la Burr, niente la Burr, un po' di sì, meno. La Burr, l'editore, sì, Difendere l'Italia è un libro che va 11, comprato. 11 euro. Figurati, un libro prezzo accessibilissimo, credo. Sì, e vale la pena di prenderlo. Importantissimo. Perché Ida Magli merita, okay. Merita veramente. Bene Giorgio. Esattamente. Ci ho detto, e poi parleremo ancora del resto domani. E sì, niente. Abbiamo tante cose su cui parlare, Certo. E quindi ti saluto, saluto tutti quelli che ci ascoltano e speriamo bene. A presto. Mi dispiace che io non vedo, non ho il riscontro. Perché qui è sparito. Ascolta, adesso facciamo così, adesso ti saluto, finisco il servizio, poi ti richiamo e vediamo un po' se ti funziona. Ok? Ciao. Va bene. A presto, ciao. A presto, ciao.